Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani, io sono una coach spirituale, insegnante di connessioni angeliche e di guarigione con le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele. In questo video vi parlerò delle nove paure, degli operatori della luce durante il risveglio spirituale. È molto importante per ogni anima in risveglio eliminare la paura, uscire dalla paura, perché questo consente di essere in allineamento all'amore. Ricordiamoci che l'amore è una frequenza opposta alla paura, ok? O meglio, è un'ottava superiore rispetto alla paura. Quindi per poter innalzare le nostre frequenze, le nostre vibrazioni, connetterci con la nostra anima e manifestare appieno lo scopo divino della nostra anima, è importante eliminare le paure che ci immobilizzano, le paure che ci fanno ingigantire i nostri pensieri, che poi diventano forme pensiero, diventano sempre più grandi, ci paralizzano e ci impediscono di agire nella direzione dei nostri sogni. Io le ho elencate qui. Una delle paure, l'ho già citata prima nel video precedente, una delle paure più grandi è la paura del giudizio, la paura di essere giudicati dagli altri, in quanto gli operatori di luce portano dei messaggi nuovi, dei messaggi grandi, dei messaggi di riallineamento alla propria anima, al proprio sé, portano messaggi di indipendenza spirituale. Questo non è accettato dalle masse, in quanto le masse vogliono rimanere incastrate nelle vecchie forme pensiero di peccato, dolore, sofferenza e paura. Quindi uscire dalla paura significa uscire anche dagli schemi. Questo non vuol dire giudicare, ok? Giudicare una religione, in quanto i maestri che rappresentano le religioni sono dei maestri straordinari. Abbiamo Gesù nella religione cristiana, abbiamo il Buddha nel buddismo. L'importante è uscire dalle catene che ci imprigionano e ci impediscono di esprimerci liberamente per chi noi siamo veramente e uscire da quelle regole obsolete che ci fanno sentire peccatori, indegni, non meritevoli e così via. Quindi è importante, per uscire da queste emozioni negative, uscire quindi dal giudizio degli altri e la paura anche di uscire dalla paura di essere giudicati dagli altri. Ma come si fa a uscire dal giudizio? È un lavoro spirituale molto grande, un lavoro che io utilizzo personalmente, la preghiera di purificazione psichica giornaliera con l'Arcangelo Michele, la protezione e la liberazione. Questo mi consente di centrarmi, questo mi consente di uscire dalle forme pensiero di paura. Queste preghiere le potete trovare qui sotto nella descrizione, ci potete cliccare sopra, le potete scaricare dal mio sito connessioniangeliche.com sulle risorse gratuite. Ragazzi, sono delle risorse molto potenti che veramente vi aiutano ad allinearvi alla vostra anima, uscire dall'ego, per così dire. Ok? Quindi non giudicare gli altri ci consente di ricevere anche meno giudizio dall'esterno. E in ogni caso, quando noi usciamo dal giudizio degli altri, noi riusciamo, se laddove capita che veniamo giudicati, non ci tocca più, non entra più, non proviamo più dolore. Si trasforma come una forma di accettazione di una visione diversa della realtà da parte dell'esterno, ok? Per molti operatori di luce c'è veramente la paura del giudizio, la paura che poi segue la paura del mettersi in gioco, la paura di agire nella direzione del proprio sogno. Molti operatori di luce hanno fatto tanti corsi di formazione, o hanno delle doti naturali di guarigione
o sono molto intuitivi, sono in grado di aiutare gli altri attraverso delle letture angeliche, dei consulti, degli aiuti spirituali, hanno paura di fare di questo un lavoro per una serie di motivi che ora andremo ad elencare. Quindi la paura di mettersi in gioco, la paura di essere giudicati anche come dei ciarlatani, come dei peccatori, come purtroppo c'è una mentalità, ma non, grazie a Dio non tutti sono così. Molte persone stanno cercando te perché hanno bisogno di te, hanno bisogno di te anima antica, perché le anime giovani si sentono in questo momento perse, si sentono confuse ed è per questo che tu devi essere radicata, devi essere radicato, centrato nel tuo pieno potere, fuori dall'ego, fuori dal giudizio, forte, coraggioso, coraggiosa, pronta per dare una mano a chi ha bisogno, ok? Quindi la paura di mettersi in gioco, la paura che fare questo come lavoro non è un vero lavoro, che quindi la paura della povertà, quindi di non riuscire ad arrivare alla fine del mese, ma perché? Perché si ha paura anche di chiedere i soldi, chiedere un compenso in cambio della prestazione che noi andremo ad offrire laddove andiamo ad aiutare le altre persone. Perché? Perché ci hanno inculcato che chi ha dei doni spirituali li deve donare incondizionatamente gratis. Le persone che parlano così non si rendono conto del grande lavoro spirituale che c'è da fare laddove andate ad aiutare gli altri. Perché un conto è se date un consiglio a un'amica, a un parente o anche a chi ve lo chiede in maniera disinteressata, voi offrite il vostro aiuto e non è un problema. Ma quando si tratta di andare ad aiutare dalle 5 alle 10 persone al giorno, ci vuole un grande lavoro di purificazione, di radicamento, di liberazione, perché molto spesso queste persone hanno bisogno, molto spesso queste persone hanno dei pesi energetici molto densi e voi rischiate anche di prendervi i pesi e i carichi, il carico di queste persone e quindi c'è un grande lavoro spirituale dietro per andare ad aiutare gli altri. Ma tu, caro operatore di luce, questo lo sai, quindi operare un servizio divino non significa che non devi chiedere un compenso. Questo compenso sarai tu a stabilirlo in preghiera, in meditazione. Lo puoi chiedere a Dio, agli angeli, all'arcangelo Michele, al tuo sé superiore, alla tua anima. Qual è il compenso giusto per aiutarti a far sì che questo possa diventare un lavoro spirituale. Oggi il coaching spirituale, il coaching energetico è un'attività molto avviata in tutto il mondo e sta iniziando, diciamo, a prendere piede anche in Italia, perché sono tante le anime che vogliono prestare il proprio servizio e sai che c'è proprio bisogno di te. Quindi esci dalla paura, smettila di sentirti paralizzato e paralizzata e agisci. Naturalmente, molte anime, molti operatori della luce non hanno la forza di agire, si sentono bloccati e hanno bisogno di un altro operatore spirituale che può aiutarli in questo senso. Quindi, laddove tu hai bisogno, ti puoi rivolgere a un coach spirituale che è un pochino più avanti di te nel cammino e ti può dare una mano a te per risalire, per prendere il tuo potere e per poi, diciamo, avere tu il coraggio di iniziare il tuo percorso come operatore o operatrice olistica, ok? Io personalmente, una piccola parentesi, utilizzo una tecnica molto potente che si chiama Logos Healing per liberarsi dalla paura, dalle paure, dai blocchi, va bene? E io la utilizzo personalmente, la utilizzo anche sui miei clienti per uscire da queste paure bloccanti, paralizzanti che ti impediscono di esprimere la tua anima, di esprimerti a 360 gradi e di essere chi tu sei veramente, perché tanto la vita di prima o la vita nel mondo tradizionale non vibra più per te. Devi avere il coraggio di chiudere il capitolo vecchio e aprirne uno nuovo, perché non puoi più tenere i piedi in due staffe, la tua anima non ti permette più di rimanere in bilico, un po' qui, un po' lì. No, è venuto il momento di agire. Se stai guardando questo video, molto probabilmente questo messaggio è proprio
per te, anima infinita, ok? Quindi abbiamo visto la paura della povertà, quindi la paura di non riuscire attraverso questo lavoro eventualmente o attraverso un lavoro che vuoi intraprendere, magari si tratta anche di aprire un negozio biologico, vegano, un ristorante vegano, hai paura che non va, scusate, perché magari ancora non c'è il tanto, sono tutte paure paralizzanti. Se senti la chiamata della tua anima, se la tua anima ti sta chiamando in una determinata direzione, vuol dire che quella è la strada giusta per te come operatore olistico, come persona che vuole aiutare gli altri, gli animali, ad esempio, magari vuoi aprire un rifugio per gli animali, magari vuoi aprire anche un negozio di abbigliamento di un certo tipo, magari con vestiti e scarpe di tipo vegano, perché sono nuove attività, nuove, è una nuova chiamata, è una cosa nuova, c'è bisogno di novità, anima infinita, e tu sei invitato e sei invitata in questa direzione. Quindi cosa sto cercando di dire? Qualunque sia il tuo sogno, il tuo obiettivo, la paura ti paralizza, ti schiaccia e ti fa venire tanti pensieri negativi e poi da un pensiero questi pensieri si moltiplicano, diventano migliaia di pensieri negativi, ti viene il mal di testa, questo ti paralizza, ti fa sentire impotente, non meritevole, non degno, non degna, ma non è così. È importante, per questo ribadisco, la purificazione, la liberazione, il radicamento, perché vi aiuta a rimanere più centrati e laddove avete bisogno rivolgetevi a un altro operatore che è già più avanti nel cammino, che vi può dare una mano, una spinta ad agire, ok? Paura della ricchezza, ragazzi, perché da una parte voi sapete di meritare abbondanza, di volerla, di chiederla, un'abbondanza che è relativa, perché per una persona l'abbondanza può voler dire 1000 euro al mese, per un'altra persona 10.000. Ma perché una persona dovrebbe chiedere 10.000 nel settore olistico? Perché magari vuole aprire un rifugio per gli animali e questi animali devono essere nutriti e magari per nutrire questi animali ci vogliono tanti soldi. I soldi non sono altro che energia, è energia monetaria. Il valore che tu dai ai soldi è quello che gli dai tu, non quello che l'esterno e il mondo della 3D vuole farti credere. Perché il mondo della 3D vuole farti credere che tu devi essere povera con i tuoi doni, aiutare gli altri gratis e magari andare a lavorare 10 ore in fabbrica. Ma se tu operi un servizio di questo tipo, non puoi fare un lavoro di tipo tradizionale perché sei troppo sensibile. E quindi la tua anima ti sta chiamando in una nuova direzione, ok? Quindi uscire dalla paura significa avere il coraggio di ascoltare quella chiamata, perché sei stato tu, sei stata tu a chiedere alla tua anima: voglio qualcosa di nuovo, voglio fare qualcosa che mi fa vibrare il cuore di gioia, voglio fare qualcosa per aiutare gli altri. Ecco, anima infinita, quello che dice in questo momento l'Arcangelo Michele è quello di chiedere in meditazione, in preghiera, in che modo io posso servire, non servire per essere schiava, ma servire la luce, in che modo posso operare il mio servizio divino, in che modo io posso esprimere la mia creatività e i miei talenti per aiutare il prossimo o per irradiare la mia luce, per portare novità, per portare creatività in questo pianeta, ok? Perché c'è bisogno di te, anima risvegliata o in risveglio. Ti senti ormai in bilico perché sei diviso, divisa tra il vecchio e il nuovo, ma ripeto, non puoi mantenere i piedi in due staffe. È venuto il momento di prendere una decisione, ok? Un'altra paura molto molto importante è quella che, guardate, tutte queste paure le ho attraversate anch'io, alcune le sto attraversando ancora e ci sto lavorando tantissimo per agire, perché io ho smesso di rimanere paralizzata, io agisco e ascolto l'anima. Però una paura molto importante è quella della solitudine. La paura della solitudine perché? Perché molto probabilmente stai cambiando le relazioni, molto probabilmente o è da te
tempo che sei solo, che sei sola in questo percorso, perché gli altri, le persone che ti circondavano prima non condividono, non comprendono, giudicano e comunque non vibrano nella tua frequenza, oppure sei agli inizi di questo passaggio, non riesci più a stare con i vecchi amici, col vecchio partner, non riesci più a frequentare alcuni membri della tua famiglia, hai bisogno di nuovo, di novità e vorresti trovare dei nuovi amici, non sai come fare. Allora, prima di trovare i nuovi amici devi capire chi sei, qual è la tua identità, qual è la tua natura spirituale, laddove incontri qualcuno che è in sintonia con te, non mollarlo, non mollarla, cercate di crescere insieme, cercate di essere di supporto l'uno con l'altra, o se si tratta di un'amica, di un amico, aiutatevi a vicenda, perché c'è bisogno di unione di intenzioni, l'unione degli intenti in nome dell'amore può creare cose meravigliose. Laddove sei solo, sei sola e non riesci a trovare nessuno, in preghiera, in meditazione, quando tu raggiungi il tuo potere interiore, la forza di agire, uscire dall'ego, dal giudizio, dalla competizione, quando farai un grande lavoro di perdono per trasmutare, per guarire, per innalzare le tue frequenze, l'universo ti manderà persone compatibili al tuo essere e alla tua persona. Questa è la promessa di Dio, questa è la promessa dell'Arcangelo Michele e degli angeli per tutti gli operatori della luce che faranno il lavoro spirituale su se stessi. È anche molto importante imparare a stare un po' da soli, perché stare da soli, laddove in questo momento non avete nessuna conoscenza, nessuno che vi capisce, magari vi potete rivolgere a un aiuto spirituale, questo sì, però laddove la vita vi sta portando a camminare un po' da soli, questo vi serve per crescere spiritualmente, per conoscervi meglio, per imparare ad apprezzarvi, per imparare ad amare voi stessi. Poi un modo per conoscere persone compatibili a voi può essere frequentare un corso di un certo tipo, un seminario, un ritiro spirituale. Esiste Facebook, esistono i social, c'è la possibilità di comunicare con anime molto simili e compatibili alla vostra natura spirituale. Ok, la paura di essere considerati diversi è certo, il diverso stona nella massa, ma il diverso in realtà è novità, perché quello che oggi viene rigettato domani va di moda. Quindi molto probabilmente, operatore della luce, oggi può darsi qualcuno ti critica, qualcuno ti giudica. Ricordati che anche se tu fossi come loro vogliono, anche se tu ti comporti come loro desiderano, e anche se tu rinunci ai tuoi sogni per loro, loro avranno sempre da dire. Loro chi? Non lo so, ma c'è sempre qualcuno che ha da dire, che tu lo sai o che tu non lo sai. Bisogna lasciare che sia, bisogna non giudicare queste persone, bisogna benedirle, andare avanti a testa alta, pregare, chiedere l'aiuto spirituale, e molto probabilmente quando non sarai più solo, quando non sarai più sola, avrai un amico, un'amica, il partner di vita, perché molti di voi stanno cercando la persona giusta. Non cercate più esperienze occasionali o esperienze di passaggio, state cercando il partner di vita perfetto, perfetta per voi, per questa vita. State pur certi che questo arriverà nel momento stesso in cui imparerete ad amare voi stessi, ad amare l'immagine che avete davanti allo specchio. Mandate luce, non ha importanza se siete alti o siete bassi, se siete magri o siete grassi. Imparate ad amare quell'anima meravigliosa, quello spirito di luce che tu sei, perché sono sicura che sei un'anima radiante di luce, se un'anima entusiasta, se un'anima che ha voglia di esprimere la propria vera essenza trascendendo l'ego, perché quell'immagine distorta della realtà non è altro che l'ego, e l'ego può essere lasciato andare, perché l'anima è più potente, l'anima è più forte, è più coraggiosa e più determinata, perché quando superi una sola paura, altre 100 paure che ci sono dietro svaniscono nel nulla, e quindi un
Un'altra cosa da imparare è azione. Quando hai paura di fare una cosa, significa che la devi fare, perché la chiamata ti sta dicendo agisci. Non è una paura in senso di pericolo che una cosa non deve essere fatta. Quella è un'altra forma, non è paura, quello è un presentimento. Io non faccio questa cosa perché sento che non è giusta. Quella è una cosa diversa, ma quando tu nel cuore sai che una cosa è giusta, ma non riesci ad agire, devi agire perché agendo le paure svaniranno nel nulla, in un soffio, ok? Ok, quindi io credo di aver più o meno elencato tutte le paure. Ripeto, se hai paura, se non riesci a superarle, e hai bisogno di una mano, hai bisogno di liberarti velocemente di questi blocchi, puoi anche contattarmi per la consulenza è gratuita, e poi potrai decidere se vuoi lavorare con me in un percorso di coaching con Logo Sealing. Logo Sealing è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola, che è molto molto potente per sciogliere questi blocchi, per sciogliere queste paure in breve tempo. Ti dà velocità, è questo che ti offre. Ok? Nel prossimo video parlerò dell'allineamento con la propria anima e con lo scopo divino della tua anima, quando riuscirai a riconoscere che sei in linea con la tua anima, quindi tutti i segnali che sei nella direzione giusta. Bene, vi saluto, un bacione, a presto, ciao ciao!